solo due parole perché poi dopo lascio la presentazione del progetto a voi, Gabriele. Allora, una delle cose che avevamo messo nel nostro programma era quella appunto della mobilità sostenibile. Già con un'altra comunicazione fatta dal nostro consigliere Fabrizio Capriotti, dove c'è stato un primo passo sulla mobilità sostenibile, adesso invece in questa seconda, diciamo, lavoro che stiamo portando avanti, parliamo di car sharing, quindi anche qui parliamo di mobilità sostenibile. È un progetto che noi volevamo, perché rientrava nel nostro programma, quindi una cosa che ci siamo messi in testa di portare avanti in maniera seria, ed è scaturito fuori un bellissimo progetto in collaborazione anche con il comando dei vigili, grazie anche all'ingegnere che è affiancato. Lascio subito la parola all'assessore Gabrielli e poi anche all'ingegnere. Grazie Sindaco. Allora, come ha detto il Sindaco, noi andiamo avanti su quello che è l'obiettivo, uno degli obiettivi che appunto ci siamo prefissati, che è quello di assicurare una mobilità sostenibile, una mobilità che sia sempre meno impattante in termini di inquinamento. E questa scelta che abbiamo fatto va proprio in questa direzione. È una scelta che avviene non a caso in un momento particolare, che tra l'altro ci vede sottoposti anche a delle difficoltà che sono indotte dai cambiamenti climatici che siamo chiamati ad affrontare. Quindi ecco, cercare di illuminare meglio credo sia una risposta importante e anche creare una sensibilità nei confronti della cittadinanza e soprattutto anche dei tanti turisti che poi arrivano nella nostra città. E questo servizio di car sharing verrà attivato in maniera sperimentale e avrà una durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili per altri 24 mesi. Quindi abbiamo proceduto a emanare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse, quindi tutti gli operatori che troveranno interesse nel partecipare, appunto potranno confermarci la loro disponibilità e soprattutto presentarci la loro progettualità. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, appunto gli operatori interessati potranno dare la loro adesione, quindi dare. Scusa, parliamo di ditte di autonoleggio? No, non autonoleggio, sono quelle realtà che fanno, diciamo, hanno a disposizione un parco macchine. Parliamo, attenzione, car sharing solo ed esclusivamente di auto elettriche, d'accordo? Quindi stiamo parlando di auto elettriche. E, quindi dicevo, entro 60 giorni chi diciamo, ecco, ha titolo per poter presentare una richiesta di questo tipo lo potrà fare. E diciamo che come paletti siamo stati piuttosto, diciamo, ampi, non abbiamo messo molte limitazioni, nel senso che innanzitutto il servizio abbiamo inteso che si possa svolgere in due modalità, uno che è quello del free floating, cioè del flusso libero, oppure attraverso il sistema dello station based, ossia con degli stalli che già sono stati e che verranno riservati a queste auto. Ovviamente poi dipenderà dall'operatore e capire un po' le modalità. Al servizio si potrà accedere con delle app e che devono essere ovviamente in grado di interagire sia con il sistema iOS che con il sistema Android. Abbiamo previsto comunque un numero massimo di veicoli che potranno essere dislocati in città e il numero massimo è quello di 60 unità. Ovviamente faremo in modo, laddove ci fosse un discorso di station based, di andarli a ripartire su tutte le zone della città, ovviamente non lasciando scoperta nessuna zona. Questo è ovvio. L'altra cosa importante è che ovviamente questi veicoli poi avranno la possibilità di accedere anche alla ZTL riservata al vecchio incasato, quindi al presidente, quindi avranno anche la possibilità appunto di poter superare il varco senza avere problemi di nessun genere.
ovviamente questo servizio prevederà anche che le auto che verranno utilizzate, quindi le auto elettriche, rechino proprio l'identificazione dell'auto elettrica che è predisposta per questo servizio, in più riporterà il logo della città di San Benedetto, quindi ecco, è anche un modo proprio per far percepire anche questa attenzione. E diciamo che in linea di massima il contenuto ecco, l'ho in qualche modo centrato. A noi quello che vorremmo ecco, è fare in modo che poi si attivino anche altre come dire, iniziative che vadano un po' sulla stessa direzione. Quindi, come diceva il sindaco anche prima, il discorso legato al fattore del ciclabile, sono tutte cose che ovviamente possono e devono avere rispondenza in una città turistica come quella di San Benedetto. Ovviamente per chi prenderà l'auto è ovvio che avrà dei costi, questo sicuramente, insomma, a noi non costerà nulla come amministrazione comunale, tra l'altro dovremo vedere poi e valutare anche l'ipotesi nel caso dello station visitor se far pagare o meno diciamo, l'occupazione per questi stati. Sono valutazioni ovviamente che faremo anche in base a quelle che sono le richieste che ci arriveranno, soprattutto alla progettualità che è legata all'operatore che può prendere in carico il servizio. Dicevo, non c'è un numero massimo di operatori, però abbiamo previsto un numero massimo di veicoli. 10 operatori. Abbiamo 10 operatori, quindi massimo 10 operatori per un numero massimo di 10 operatori per 60, massimo 60 unità di autovetture elettriche. Continuando a parlare di tempistica, abbiamo detto 60 giorni e per poi devono arrivare le domande. Poi voi immagino prendete un periodo per di valutazione, eccetera, eccetera. Io farei rispondere in generale. Questa è la domanda interessante, la domanda che volevo fare. Lato pratico, quando vedremo le macchine proprio che cominceranno a camminare a San Benedetto? Noi ci auguriamo quanto prima, è ovvio che devono decorrere i 60 giorni dell'avviso pubblico, perché ovviamente è inevitabile. Poi entro 45 giorni sembra libera, abbiamo fissato proprio un iter per valutare prima le domande e poi valutarne la fattibilità tecnica, quindi esamineremo in base alla proposta dell'operatore, faremo un confronto con i nostri uffici, valuteremo la bontà della proposta che ci faranno e dopodiché attiveremo il servizio, quindi ci sarà il tempo tecnico di un'istruttoria nella quale l'ufficio si confronterà con i vari operatori. Che... 45 giorni. Sì, nella delibera abbiamo messo proprio una tempistica per definire il procedimento per l'accoglimento o meno della proposta e poi riattivazione del servizio. Quindi a febbraio, marzo, aprile, maggio, diciamo entro l'estate. Beh sì, più o meno quella sarebbe l'intenzione, era quella di attivarlo il prima possibile, magari compatibilmente anche con la stagione estiva che diciamo è quella più importante per la città. Questo avviso è il primo passo, come diceva bene il sindaco e l'assessore, per avviare un percorso di mobilità sostenibile e valutare un po' attraverso il mercato degli operatori specializzati la fattibilità di questa cosa in una città tra virgolette particolare come San Benedetto, magari ha un flusso maggiore d'estate, un minore d'inverno, una viabilità un po' diciamo complicata, quindi con loro capire bene come strutturare questo servizio in modo tale da migliorarlo diciamo, con proposte successive. Quindi questa era l'idea dell'amministrazione. Volevo aggiungere questo, che ovviamente noi ci mettiamo in linea con quelle che sono un po' le altre realtà italiane, soprattutto abbiamo valutato anche proprio nel mondo in cui abbiamo redatto la delibera altre esperienze che sono corse o stanno occorrendo in altri comuni italiani. I comuni più importanti si sono dotati di questo servizio. Esattamente, quindi credo che sia ovviamente giusto e doveroso anche per una città come San Benedetto poter dare questo tipo di servizio che, come ripeto, è anche facilmente usufruibile perché attraverso
attraverso una semplice app si può appunto usufruire del servizio, quindi diciamo è immediatamente percepito